Ragazzi, finalmente l'ho trovato, ce l'abbiamo fatta, ecco Ringo, grande, grande. È un po' che non ci si vede. Vabbè, l'importante è rivederci, risentirci, guardare queste belle moto, essere qua a Verona col Motorbike Expo, questa edizione 2020 paurosa. È paurosa, Ringo è un amico ormai della gara school da anni, perché è tantissimi anni, lo sapete, è inutile di presentarti perché dove ci sono le moto ci sei tu, la passione è tutto. Però dacci un po' di novità, adesso Ringo, insomma, a parte il programma televisivo che ormai sei anche su tutti i social, popoli. Allora, Lord of the Bikes è stato ripreso da Motor 3, è andato molto bene, Faccio questo programma su Italia 1 che si chiama Drive Up per le auto. Qualcuno sui social mi ha accusato di essere un traditore perché ho tradito la causa delle moto, perché mi sono dato le quattro ruote, ma io ho sempre detto di essere un amante dei motori, quindi per me la filosofia motori, chiaro che preferisco la moto. E qui a Verona poi insomma c'è la crema. No, però sono d'accordo anch'io. Ho avuto le stesse critiche, anch'io, guarda, quest'anno siamo andati un po' allo stesso periodo, sono andato alle auto anch'io, ho avuto delle critiche, invece no, chi ama i motori, ovvio, le moto sono un po' più nel nostro cuore, ma sono sempre i motori. Venite qua all'Expo più che altro perché c'è Ringo e anche, insomma. Ci sono le belle ragazze, ma ci sono le moto, devo dire che i customizzatori quest'anno hanno fatto un lavoro pazzesco, ho visto delle moto, da un lato ecco è il dispiacere che il livello quello più basso, che era quello più popolare, quella, la moto che ci si faceva nel garage non c'è più, perché adesso anche il privato fa un prodotto pazzesco, dipingono in modo devastante, motori che suonano bene, forcelle pazzesche, telai bellissimi. Prima che vai via, qua c'è Bullfrog che sta facendo la barba, va bene nel tuo caso. Guarda per esempio quel chiopperino, chiudiamo col chiopperino. Chiudiamo fatto da Chopworks di Chivasso. Vieni. Andiamo, seguici. Questa la porto dietro. Vabbè. Ringo, prendilo. È bellissimo, è un capolavoro. Guarda, questi sono dei ragazzi di Chivasso, Torino. E guarda che bella questa moto qua, guarda i particolari, cioè. Sì, i nostri amici li conosco, incontrati a un altro evento pochi mesi fa, sono veramente, è il retro, però con un gusto comunque. Guarda che scarichi che hanno fatto, cioè eccezionale. Quindi ragazzi, sosteniamo anche il Made in Italy, va bene? Assolutamente, Ringo, Gara School, rock and roll.